Sicuro non parlo italiano. Non parlo italiano, ma le affissioni selvagge si possono mettere manifesti ovunque. C'è portiere. Come avete i cartelloni del circo? In no, intanto non sono i suoi, sono del Bellucci. Vecchio circo. Sì. Ah. Noi volevamo sapere da lei cosa ne pensa di questa storia delle affissioni selvagge. No, questo è il nostro. Delle questioni cose. Affissioni selvaggi che voi mettete in tutta la città. Ah, non sono io responsabile. Non è lei responsabile. No, noi siamo operai. Ma lei va questo, spegni. Ma lei è uno di quelli che va a mettere i manifesti dappertutto? No, da non sono io, no. Nessuno. Chi è incaricato? Chi è questo? C'è, è un'organizzazione, per farlo. C'è un'organizzazione, certo. Tutto organizzato. Sì. Di notte si va lì. No, di notte, no, di notte. No, di notte. Giorno. Di giorno? Sì. E nessuno va mai fermati? No, mai. Perché? Sì. Se abbiamo l'autorizzazione, perché ci devono. Per mettere i manifesti da ovunque, sui piloni dei ponti, sotto i cavalcavie. Questo non lo so dove li fanno i manifesti, non è che li faccio io. Io lavoro qua al circo, però non so. Va bene. Ma c'è un responsabile con cui possiamo parlare? Adesso no. Non c'è nessuno. Deve venire durante lo spettacolo. E lì troviamo i responsabili. Altrimenti non possiamo fare una intervista. No, non puoi fare l'intervista, spegni la telecamera per favore. Ma perché non ci vuole rispondere? No, perché io sto lavorando, adesso non ho tempo di stare dietro con voi, ha capito? Ma non può spiegare alla città di non Bari. Non posso perché... spiegare io, non sono responsabile io. Parli dal responsabile. Lo possiamo chiamare, ci possiamo. No, non posso chiamare nessuno. Non io non so, nessuno. No. Perché dormono adesso. Fino a che non si alzano non si può disturbarli. C'è un responsabile della stampa. Ci fa mettere un po' di manifesti del quotidiano italiano qui da voi, no, come voi deve fate chiedere, con la deve chiedere il permesso. L'autorizzazione. Noi dobbiamo chiedere l'autorizzazione. Anche noi chiediamo l'autorizzazione. Ma sotto i ponti no. Non lo so, non mi interessa a me lei sotto i ponti. Eh non no, sono interessa a tutti quanti noi. Siete stati se ti interessa a te vai a staccare, se ti interessa. Ah, così è. Cioè, siccome interessa a me bisogna staccare. Se lei fai questo. Poi ve ne andate e lasciate tutto quello chi schifo. Lasciamo? Voi lasciate tutto quello ma schifo. Solo noi lasciamo lo schifo? No, anche il Bellucci, figuriamoci, anche il Royal. Perché tutti ce l'ha col circo lei? Lei perché ce l'ha col circo? Non deve imbrattare in questa maniera. Lei perché ce l'ha col circo e non prende quegli altri che lo fanno? Quando fanno ce l'abbiamo con tutti. No, io non ho mai visto in televisione che ce l'avete con quelli che fanno la fissione, mai. No, guardi, noi proprio noi sì. No, voi proprio io allora, non. Allora, un gesto distensivo, possiamo mettere questi da voi? Non sono io responsabile del circo, deve parlare col responsabile, se il responsabile glielo fa mettere, glielo mette. È così. E la multa di 4.500 euro che avete preso? Quale? Io non so niente di multe, perché lo chiede a me, scusi? Perché lei fa parte del circo? Ma io sono qua da un anno, sono quelli che hanno preso le multe, no, non posso sapere, io faccio un altro tipo di lavoro. I signori vanno a mettere i manifesti, no? No, artisti, no? Nessuno di questi, sono tutti operai. Non si può sapere. No. Ah, stavo dimenticando l'operaio. Annaggia. Locandine, manifesti. Sì, ce li ho in mano, e partono per raffiggere. E chi se ne frega della multa? Chi se ne frega? Lei va a mettere i manifesti in giro per la città, ad affiggere i manifesti. Non capisci l'italiano. Non capisci, nessuno capisce l'italiano. Quando si tratta di manifesti, nessuno capisce l'italiano. Come parli tu? Inglese, francese, spagnolo? Romeno. E ci ha fregati perché non possiamo parlare romeno. Però si può mettere tutti quei manifesti in giro per la città, sotto i ponti, a imbrattare qualunque posto della città? Io non metto manifesti, metto solo locandine, io li metto in... Solo locandine, quel col timbro? Sì. Solo quello, lei non va di notte a mettere i manifesti? No. No, assolutamente no. Mi sa che qualcuno si sta... Scusa signore, non puoi entrare, questo è privato. Solo Cancelli deve stare fuori. Noi volevamo parlare con il responsabile. Ci fai parlare. Questa zona deve chiudere. Ci fai parlare con il responsabile. Le sembra giusto un'affissione così selvaggia in giro per la città? Io faccio manovale, cosa dovete parlare con chi è preposto? Dovete venire più tardi, basta, chiuso il discorso. Non sappiamo se è merito tuo, se tu c'entri qualcosa, però tanto hai rotto le palle che alla fine la multa è arrivata. Sì. Ci sto dietro da novembre 2015 aspettando il primo circo disponibile che affiggesse tutta la nostra città. Questo circo, il Moira Orfei, ha affisso meno rispetto al circo Bellucci. Addirittura? Sì. Tu sei andato qui, vediamo che tu hai staccato un po' di manifesti. Questi sono del Bellucci, che poi fa sempre riferimento all'Orfei. Sì, perché abbiamo l'insegna, è sempre quello. L'Orfei ha affisso la tangenziale, per esempio, la tangenziale di Bari, da San Giorgio a Palese, tutto Corso Italia, via Fanè. Sulla rete, no? In rete, pare che la gente dica, sembra una cosa di facciata, gli facciamo sta multa e poi chi si è visto. Invece bisognerebbe essere un po' più rigorosi. Certo, ogni singolo manifesto e non il punto.
ogni singola locandina deve essere multata. Perché se ieri sono stati multati con 4.500 euro su 11 punti, io ho 30 punti già pronti per il circo Model 3. Dino, tu continua a monitorare la situazione. Ma non mancherò. Non quelli sono andati adesso a mettere gli altri manifesti. Ce l'avevano in mano, era da seguire. Li abbiamo beccati, vabbè, tanto lo sappiamo, i punti sono sempre quelli. Sono perché sempre quelli. Paradossalmente, siccome sono sempre quelli, basterebbe un occhio un po' più attento e beccarli sul fatto. Sotto i ponti, come hai detto tu, niente. Sì. Ma andrai al circo? Mai. Come? Mai. Questo non è possibile, questo lavoro, non lo so più. Possiamo parlare con un direttore, con un... Non c'è nessuno, signore. Non c'è nessuno. E chi lo dirige? Da solo va al circo. Lo so che fa sorridere anche lei, maledizione. Ma lei mo passerà tutto il tempo qui, sarà sempre qui a evitare che noi riusciamo a entrare a fare qualche intervista. Non l'hanno messo, signora, di guardia qua. Vabbè, ma sai che facciamo noi? Giusto per dire alla gente che viene al circo, leggete il quotidiano italiano, no? Abbiamo l'autorizzazione, eh? Da chi? Da chi, signore? Dal comune. Voi l'avete dal comune l'autorizzazione per mettere... Io non lo so, signore. Non lo sa. Così, giusto per che la gente sappia. Può lei, a nome di tutto il circo, chiedere scusa ai cittadini di Bari per come avete reso la città? No, perché io non ho visto niente, signore. So, non può scusare nessuno qui. Noi intanto restiamo a disposizione del fantomatico direttore del circo Moira Orfei, che ci possa dire la sua versione e possa raccontare perché ogni volta imbrattano le città in questo modo barbaro. Lei non sa niente, lo sappiamo, non sa niente. Anche dei funzionari del comune mi hanno detto... Ah, pure loro? Quando io gli ho chiesto in merito alle affissioni abusive, mi hanno detto è da 35 anni che va avanti così. Proprio... E proprio tu muovi a rompere le scatole. Vabbè, dì, sai che facciamo noi? Continuiamo ad andare ad affiggere i nostri manifesti. Ok.